Ma guardi, il bilancio per noi è positivo, per quanto può essere positivo un bilancio su un inizio di discussione. Siamo riusciti finalmente a portare in aula un provvedimento che si è tentato per 8 mesi di insabbiare, che il Presidente di Commissione ha cercato di affossare con una serie di escamotage regolamentari, con una serie infinita di audizioni. Dopo 8 mesi che quel testo è arrivato dalla Camera, approvato dalla Camera, noi non avevamo neanche cominciato la discussione generale in commissione. Per questo abbiamo deciso di insistere e abbiamo votato ai capigruppo per portare in aula un provvedimento che secondo noi è un provvedimento necessario, che mette il paese a livello di tanti altri paesi europei, che sulle discriminazioni transomofobiche stabilisce regole e stabilisce una capacità di mettere in campo una sensibilità e un'attenzione che si rivolge anche all'opinione pubblica. Ora la discussione si è avviata, oggi ci saranno ancora due votazioni su richieste di sospensiva, cioè la richiesta che venga rimandata in commissione la legge. Sarebbe stravagante che dopo una settimana che si è votato per calendarizzare la legge in aula si ritornasse in commissione. C'è la scadenza degli emendamenti martedì e sulla base degli emendamenti vedremo le scelte che hanno fatto coloro che si Quindi stanno diciamo che il secondo opponendo al. tempo parte martedì prossimo, insomma, con gli emendamenti, si vedrà da quel punto di vista i vari partiti come si Vedremo se si comporteranno, vuole fare ostruzionismo. anche del numero Vedremo degli se si vuole emendamenti. fare ostruzionismo. Io intanto va detto che alla Camera c'è stata una discussione lunga, la legge è molto cambiata nella discussione, ci sono state molte mediazioni, quindi non è vero che non si è discusso alla Camera. È vero quello che diceva adesso chi mi ha preceduto, è vero che noi ci siamo trovati di fronte alla chiarissima volontà di affossare la legge usando tutti i mezzi per farlo. Adesso improvvisamente, visto che non ci si riesce, ci si inventa questa idea della mediazione. Ieri ho sentito addirittura Renzi spiegare che la mediazione era un passo. Io vorrei capire sul merito È un quali problema del sono le centrosinistra. cose che condividiamo con la Lega. Adesso Marin dice che bisogna togliere tutte le cose che non piacciono alla Lega. È un'altra legge. È Mediare. un'altra legge, non è una mediazione, vuol dire rinunciare a dare diritti ad alcune persone che invece il testo prevede ce li abbiano, prevede il fatto di togliere a transessuali, a transgender la possibilità di essere tutelati. Questa non è una mediazione, è Non è una così. cosa Mirabelli, diversa, è voi escludete un'altra anche la legge che possibilità il di fare delle Presidente la piccole, voterà. Mirabelli, voi escludete anche la possibilità di fare delle piccolissime modifiche anche mirate su alcuni punti? Si è parlato molto dell'articolo 1, il 4 e il 7 della legge? Sì, ma lei, io lo capisco, vorrei sapere quali sono le modifiche all'articolo 1, all'articolo 4, all'articolo 7, piccole, che portano la Lega a votare questo testo. Io non credo ci siano, perché la Lega, la proposta di Ostellari è di togliere le tutele per i transessuali e per i transgender e di togliere ogni di educazione alla diversità nelle scuole. Mi pare che stiamo. Non sono mediazioni queste. No, questo è. Io capisco le discussioni, so che ci sono perplessità in ogni campo politico, ma dire che identità di genere è una cosa astratta non è vero, perché identità di genere c'è nelle sentenze della Corte Costituzionale italiana, c'è in alcune leggi italiane, c'è in moltissimi trattati internazionali, c'è in quasi tutte le legislazioni
diciamo, del mondo occidentale, dagli Stati Uniti a quasi tutti i paesi europei. Quindi identità di genere non è un'invenzione sotto cui si può nascondere qualunque cosa, è esattamente quello che è stato detto, quella è la definizione. Dopodiché alcuni non sono d'accordo, benissimo, però si dica, non siamo d'accordo, la pensiamo in maniera completamente diversa. E su questo, noi, Mirabelli, lei mi conferma che punto per punto questo articolo viene confermato da voi? Mirabelli, su questo punto per punto non va cambiata una virgola? No, su questo non va cambiato, ma perché abbiamo due idee proprio diverse. Su questo non è possibile trovare una sintesi. La sintesi vuol dire, a oggi, le poche proposte che sono state fatte sono proposte che dicono che bisogna togliere qualcosa. Togliere qualcosa vuol dire togliere qualcosa a qualcuno, togliere qualcuno dalle tutele di questa legge. E questo è un terreno su cui noi non ci avventuriamo.